Ciao, buongiorno, come state? Facciamo il solito resoconto di quello di cui abbiamo parlato questa mattina all'interno del nostro spazio dell'oretta dedicata al rock, come sempre il martedì mattina alle 9:30. Beh, questa mattina abbiamo preso in considerazione il 1968, dove abbiamo parlato insomma dei Pink Floyd che in qualche modo proprio nel 68 gennaio decidono di far entrare David Gilmour nel loro, diciamo così, con loro, che quindi cambierà anche un po' il modo di vedere e suonare la musica per quanto riguarda i Pink Floyd e a mettere da parte un po' Syd Barrett. Abbiamo parlato poi invece di quei gruppi che in qualche modo nel 68 iniziano già a sciogliersi o a litigare, come Cream, gli Yardbirds, gli Animals che si sciolsero, i Beatles che continuano a litigare, i coniugi Goffin che invece divorziano e finalmente Carole King può iniziare a respirare e a poter cantare di suo, separandosi appunto dal marito. Abbiamo ascoltato anche gli Steppenwolf con il brano più famoso del 1968, ovvero quello della colonna del film Easy Rider, Born to be Alive. Abbiamo parlato anche di un brano che in realtà non è stato scritto da loro, ma con loro ha avuto tantissimo successo. Stiamo parlando dei Creedence Clearwater Revival e il brano era Suzy Q. Dal 68 abbiamo fatto un salto in avanti, siamo andati al 1978 dove ho trovato Bob Seger e questo album veramente interessante, dove ho estrapolato Till It Shines, che dalle prime, diciamo così, note ho scoperto che insomma era stata anche una cover italiana, la cover precisamente di Anna Ox e il Pagliaccio Azzurro. Quindi insomma abbiamo scoperto, o meglio ho riscoperto anche questa affinità. Dopodiché dal 78, loro sono sempre degli anni 60, 64 il loro primo successo, ma questo album è del 1982. Secondo me è un concerto spettacolare, il più bello in assoluto. Stiamo parlando di Simon & Garfunkel, dove all'interno di questo album ci sono i loro più grandi successi. Dicevamo successi degli anni 60 e 70. Ho messo in sottofondo Mrs. Robinson e ho raccontato anche un po' la storia di come è nato questo, diciamo così, questo brano, scritto da Paul Simon, e in qualche modo ci porta anche al presidente degli Stati Uniti d'America, ma ci porta anche un po' a pensare ai viaggi e ai ragazzi che allora, in quella generazione, anni 60, fine 60, inizi 70, insomma, cercavano di avere delle storie con uomini e donne più grandi per sentirsi forse anche più emancipati. Quindi anche questa è un po' la storia di Mrs. Robinson. E poi abbiamo chiuso ricordando, invece, tornando indietro al 68, come la canzone che è stata la canzone dell'anno, anche se in realtà l'artista non l'ha potuta cantare dal vivo perché è morto in un incidente poco dopo averla incisa, e naturalmente un'incisione un po' sommaria, ma che i discografici hanno saputo, diciamo così, estrapolare e renderla, appunto, la canzone che poi è diventata famosa non solo nel 68, ma a seguire. Stiamo parlando di Otis Redding e The Dock of the Bay. Questa è stata un po' la nostra mattinata. Prometto che martedì prossimo passerò anche del rock spagnolo che mi è stato chiesto. Un maestro, è stato bello perché ascoltando i nostri brani ha riadattato questi brani per fiati orchestra. Insomma, eravate di nuovo tantissimi da ogni parte del mondo. Mi fa piacere che ci teniamo compagnia e anche oggi abbiamo parlato di musica e di rock. Quindi vi invito martedì prossimo alle 9:30, come sempre. Andremo a analizzare altri anni tra il 65 e il 75. Chissà che cosa troveremo. Va bene, come sempre, buon rock e ci vediamo martedì prossimo. Ciao e grazie.